Dentro sa vasca de su bagno qui in Francia a Lourdes, pensa, dentro s'albergo, perché siccome sti giorni siamo morti de freddo dentro col camper, allora il mio fratello ha sostenuto l'albergo, ha detto dormimo decentemente, cerchiamo da dormire in modo che domani siamo riposati per affrontare 48 ore di viaggio a guida. Adesso inizia veramente questa colonna sonora che ho inventato. La 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 la. Allora, dal momento che il mio fratello ha pagato l'albergo, in questa stanza di albergo, uno vedi la vasca, ne approfitti, l'ha sostenuta e io ho sostenuto la camera e io ho bisogno che mi faccio un bel lavaggio dopo due o tre giorni che non me lavo più, era ora, mi fa una bella vasca, e tanto l'acqua all'albergo, la pia, la eroga dal fiume Gav. Il fiume è un macello d'acqua, un sacco di metri cubi al secondo, quindi una vasca d'acqua non è niente. Immagina un ago in un pagliaio. La vasca d'acqua piena d'acqua è un ago in un pagliaio dell'acqua del fiume che sgorga tutto in continuo. L'amore di Gesù è enorme, è immenso, incalcolabile. Grazie Gesù. No, 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 no. 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 Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. La 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 la. E niente, tutte colonne sonore che mettono, non lo so, malinconia. Mi viene in mente queste colonne sonore, mi viene dall'anima. Oggi ho fatto e il bagno nell'acqua benedetta, nella vasca qui a Lourdes.
della sorgente, soprannaturale che la Madonnina ha fatto scappare fuori. Quando Bernadette ha scavato per terra, gli ha fatto scappare fuori una vena d'acqua, è scappata fuori e ancora butta dopo 100 e passa anni. La gente l'ha trattata per matta a Bernadette, perché la gente la guardava, scavava Bernadette, la Madonna gli ha detto scava e mangiati l'erba. Pensa, mangiati l'erba del campo come la pecore. Bernadette era una pastorella. Guidava il gregge delle pecore, ha visto sempre le pecore a mangiare l'erba. La Madonnina gli ha detto magnate l'erba e scava con le mani. E allora cosa ha fatto? Ha fatto così, gli ha dato retta, guarda un po' che è scappata fuori in acqua che ancora butta. E la gente si pia l'acqua da lì, tutti i pellegrini di tutto il mondo piene l'acqua da quella vena d'acqua. No, 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 no. No, 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 no,
recito la coroncina della divina misericordia, mentre mi fa il bagno in questa vasca piena d'acqua. Oh, adesso spegno. Ecco, c'è rimane solo l'acqua calda. A posto, basta. Oh, e le scotta s'acqua, le scotta, la 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 la. Oh, finalmente s'acqua, guarda l'acqua che viene su. Viene su tutto dalle falde acquifere. Qui in questo caso, in questi alberghi di Lourdes, l'acqua viene captata dal fiume Gav. Pensa. E dopo anche il comune con l'acquedotto e spinge l'acqua nei rubinetti degli alberghi, degli hotel, perché gli hotel è tanti un bel po'. Guarda i piedi le rosci dall'acqua calda, guarda. No, anzi. Guarda un po'. Guarda. No, non si vede il roscio. Sì. Pare la carne macinata. Pare la carne della salsiccia. Guarda un po' le made salsiccia, guarda. Guarda un po' i pezzi di salsiccia. Guarda che roba. La 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 la. Oggi, per vedere la meraviglia, la bellezza del fiume Gave, sono andato lì a recitare rosario, e in più a lodare il creatore. Se te ne va, va lì a guardare quelle produzioni video che ho fatto. Mi sono calito tutto, pare che mi sono fumato 5 pacchetti di Marlboro di contrabbando in un giorno, come faceva mio padre quando era più 4-5 anni fa. Allora, io non ho fumato mai in vita mia e mai fumerò. Cioè, ho fumato il fumo passivo della gente che mi fumava addosso, C'era quell'operaio Roberto che mi fumava tutto un continuo addosso per 17 anni e mezzo e mi ha fumato il fumo passivo addosso, un pestava. Io, mentre faticavo in fabbrica, mi fumava addosso, pareva che mi sfiatava addosso, pareva che ci faceva apposta. Più mi dava fastidio, allora io ero abituato a faticare rotta di collo, a respirare meno possibile e a lavorare, a produrre anche se respiravo poco o niente. Cercavo di trattenermi il respiro e quindi sono riuscito a fare così. E adesso però, col passare del tempo, ormai è 3 anni e mezzo che non fatico più in fabbrica. Quant'è? Dalle 2011, aspetta, dalla fine del 2010, fa un po' i tuoi conti. De quant'è che non ci fatico più in fabbrica? È 3 anni e mezzo, quasi 4 anni. Oh. Siamo nel 2015. Che roba, come passa il tempo. Sono diventato vecchio, guarda le rughe. Una maschera sono diventato. Il tempo passa pure per te, sa che credi. Vai alla cassa da morto. Vai in te la cassa da morto presto pure te, oh.
mica solo io. Te la cassa, panca! Vai a finì! Guarda chi che roba, oh! Guarda chi come sto bene! Te santi! Ah! Me butto ciò! Me butto ciò! Ah! Quanto sto bene! Oh, cos'è? Va giù l'acqua, va giù! Cos'è? Va giù l'acqua dal tappo? No, no, no! Non ho stappato il tappo! Ah, le gusta! Ah! Me la sogno a casa la vasca, me la sogno, perché non posso far sprecare i quadri delle bullette dell'acqua a mio padre. Me la sogno una vasca così, guarda che roba, oh. Guarda che roba la vasca. Oh. Oh. Che soddisfazione, guarda. Guarda, guarda, avevo messo chiuso le gambe, se no si vede un pezzo di albero della vita. Ormai è il letargo, è il letargo. Però adesso metto la buffa così ti faccio vedere lo stesso, guarda. Ah, guarda un po'. La buffa della schiuma, del bagno schiuma. Guarda, Adela la su cucì. Cucì non si vede niente. Ah, che bello. Guarda che vasca. Quindi tutta l'acqua che c'è dentro, tutta la metri cubi d'acqua che c'è dentro sta vasca, è un ago nel pagliaio mezzo al fiume Gave, che è centinaia e centinaia, migliaia d'anni che butta un continuazio. Un continuo buttà. Un sacco d'acqua. Un miracolo sopra miracolo, ogni giorno un miracolo qua, e ogni giorno è un miracolo. Perché? Perché Lourdes, per carità, se è nato qui questa città, questa ormai è una città, perché tanto dopo dell'apparizione gli alberghi è venuti su come i funghi, e dopo c'è un sacco di turisti, adesso dal 2007-2008 ha calato un bel po' drasticamente, il 90%, aspetta, il 70% ha calato il turismo, mi ha detto una signora di un negozio, il 70% ha calato, figurate prima era pieno di zeppo d'alberghi, infatti la maggior parte è chiusi, la maggior parte è chiusi o falliti oppure in vendita, ma chi te li compra? Si alberghi, chi è? Tanto se non fanno più gli affari, i Lourdes fai affari solo quando c'è la festa del malato e basta. Ormai ci viene ne poca gente ormai qua, anche se la gente è frequente, però sono molto inferiori il numero dei pellegrini come una volta. Purtroppo l'euro ha ammazzato a tutti, non solo l'Italia, ma anche la Francia, tutta l'Europa intera. Ha ammazzato a tutti su euro, E l'euro ci ha rovinato a tutti. Comunque io adesso qui. Devo stare attento che non mi casca la videocamera nell'acqua. Te saresti contento e contento. Dopo però non vedi più i cavoli mia. Non te dovresti essere contento e contenta. Dopo i cavoli mia non li vedi più senza videocamera. Questa è l'ultima che mi c'è rimasta, che te credi? Questa me l'ha fatta Alessandro De Forni in Popoli, pensa. Alessandro De Forni in Popoli mi ha regalato questa videocamera qui. Quell'altra è tutte rotte, tutte finite, a posto, è fatta finita. Tutto finito. Questa è l'ultima. Se mi casca nell'acqua, arrivederci. Non si può fare più niente, a meno che non c'è qualche mio fan che ha una con l'SD che non la usa e me la dà a me. Così c'ho una scorta, se mi casca nell'acqua almeno c'ho una scorta. Guarda un po', guarda un po' la schiuma, guarda. No 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 no. Adesso me la devo levare, sennò come fa a parlare? Non vedo niente. Allora, adesso sta sull'orlo del precipizio la videocamera, per poco mi casca dell'acqua. Allora, detto questo, adesso recito la coroncina della Divina Misericordia dentro sto bagno, E la presa d'aria lì mi pare che non funziona. Chissà con Manny. Chissà con me che non funziona. Chissà. Chissà, chissà. Oggi allora, anche se non te può fregare di meno, però vuoi sapere i cavoli mia, te lo dico, no? E perché è che campa sopra i cavoli mia? Gli do il pan tra i denti, li fa magnà, quindi mi dovete ringraziare. Allora, te voglio dire che oggi, questa giornata è stata molto complessa. Allora, c'è scappata. E il bagno te la vasca. C'è scappato. E la messa francese nella cripta qua del santuario mariano, poi la messa in italiano, la confessione, il pranzo dentro il camper, vabbè, e poi qui c'è scappato il rosario nel fiume, e poi il rosario pure c'è scappato la ATV 2000, la televisione che c'è qua su. Guarda un po' il parrucchino qui,
Il parrucchino è. C'ha i sfilzi ora, meglio e peggio, guarda, stempiato, ah, sto diventando Mastro Lindo. Però Mastro Lindo c'ha i muscoli, quindi io sono ormai pelato e basta, senza muscoli. Guarda, oh. Che merda, guarda, oh. Tutto stempiato, i calamari fino a, guarda qui, le borse dell'acqua calda, guarda un po'. Cosa sto diventando? Sto diventando una carne imbastardita. Però dobbiamo mantenerci integri in Gesù. E così anche la carne si imbastardisce, però integri in Gesù, l'anima è pulita. E nella confessione si ripulisce l'anima e così anche il corpo si risana. Dopo me lavo il corpo, me lavo l'anima, sto bene. Anche se mi viene le grucce, le borse dell'acqua calda, così e fa, cosa me frega? Mica devo fare la sfilata di moda, Mica devo piacere a te che mi stai a guardare, cosa me frega a me di te? Per carità, bisogna pregare a vicenda, a sostenerci reciprocamente, averci carità verso tutti e ognuno di noi, a volerci bene, però alla fine se tu mi dici che fu schifo oppure sono brutto, a me non mi frega niente, mica mi fai complessi, non me ne frega niente. Tanto l'importante è che ci vede belli Gesù. Dopo certo, anche tra di noi dobbiamo usare anche una dignità personale e dobbiamo tutelare anche il nostro corpo. Per esempio, come mi diceva una persona di Roma, una persona di Roma con l'iniziale della C, quella volta, mi diceva sempre, te devi tutelare il tuo corpo, devi tutelare il tuo corpo, tutelare il tuo corpo. Te devi coprire se è freddo, te devi stare attente, devi prendere cosuli, come si chiama? Per esempio, se ti fa male la testa o il collo, che sia, c'aveva occhi, occhi. Dei piaocchi, dei chi, dei là, dei su, dei giù, però vale il discorso, è giustissimo quello che diceva, però io dico a chi è che me lo diceva, che il discorso è buono soprattutto anche per l'anima, perché badare il corpo è bene, ma l'anima è pure più bene, quindi tutte e due, fa bene, faceva bene a dirmi queste faccende, c'aveva ragione, però non solo il corpo dobbiamo tutelare, ma anche l'anima, molto l'anima, perciò adesso io recito la coroncina. Questa è una corona grossa, una coroncione questa è. Però la coroncina si chiama, guarda un po'. Guarda, questa galleggia, Questa galleggia perché è legno, guarda. Te fu vedere, guarda, galleggia. Galleggia, galleggia. Guarda un po'. Guarda un po'. Vedi, galleggia? Vedi? Adela Arlau, perché ne sa del zio Mammo questa corona. Perché siccome da zio Mario Buonanima c'aveva l'umidità. Oh, cos'è che è arrivato? Un messaggio è arrivato? Non mi arriva più niente, non più niente. Mi è arrivato un messaggio, come mai? Qua perché c'è il wifi. Allora, ti voglio dire, zio Mammo abitava in una casa piena di umidità. Allora ne sapeva di muffa, di marciume, di muffa, di scantinato anni 70, di cantina, di grotta, di vellutina, anni 40. Quindi ne sapeva di quella roba lì, di muffa. E quindi io dico che sto rosario, siccome mi è cascato dentro la grotta di quella casa antica che sono andato verso Ancona, sai, tali angoste, poda per me perché ho perso il file, se te ti ricordi, ci sicuro. Allora ne sa di sapuzza sul rosario, anche se l'ho lavato, però legno, sai, se mo uffice, fa un po' vedere chi cosa mi ritrovo qui. Chi è che mi ha scritto oggi? Chi è che mi ha scritto? A posto. Allora, adesso io mi pizzica, mi gratto la schiena qua. Ecco qua. La carne. Guarda un po' la carne. Guarda, pare la salsiccia. Guarda che roba. Allora, adesso io la coroncina nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ringrazio a Gesù, confido in Lui sempre. Perché Lui è l'amore nostro e Lui non ci tradisce. Non è come anche una persona che tu te pare che ti puoi fidare al massimo, dopo alla fine ti tradisce. Anche uno che ti dice per amore mio, per la prova d'amore devi smettere da fare un qualcosa che ti piace. Fammi vedere la prova d'amore. Uno che ti dice così non ti ama, tutte cazzate. Perché se a te ti piace a fare una cosa, però che non ti porta al male, ti porta al bene, uno che dice che ti ama. Non ti direbbe mai lascia perdere quella cosa anche se sa che è una tua passione. Non te lo direbbe mai. Però
Per dirtelo deve essere che non te ama. Tutte cavolate. Comunque, cose che capita all'ordine del giorno. Tanto l'umanità purtroppo ormai, se non si affida a Gesù, non si affida quasi mai, quasi nessuno a Gesù. Quasi nessuno si affida più a Gesù. Quindi apposta succede i tradimenti e non ci si può affidare più di nessuno. Perché non ci si può affidare più di nessuno? Te l'hai domandato mai? Perché non ci si affida a Gesù? E io mi affido a Gesù invece. Gesù, confido in te. Adè, prima della coroncina te leggo delle frasi che ha detto, che diceva Carla Zighetti, una vecchietta, una signora che da ragazza, fin da ragazza, veniva a Lourdes con l'Unitalsi e per 90 anni ha fatto quella vita lì, fino al 2012 è venuta all'Unitalsi qui a Lourdes, poi non l'ha fatta più perché stava malissimo, inferma tanti anni, ha aiutato tante persone, a tante persone, gli ultimi del mondo, l'ha aiutati, ha fatto come Santa Teresa Teresa de Calcutta, pensa. Allora Carla Zighetti ha dato ste preghiere qui, guarda un po', ste preghiere, vai, aspetta, sto a sudare, te pensa, perché è caldo qui dentro, è caldo, dopo l'acqua mi fa caldo, guarda un po' che preghiera. La preghiera di Bernadette a Maria, guarda. Vedi? La preghiera di Bernadette. Prima leggo qui e poi quelle di Carla Zighetti. Sente Bernadetta cosa dice a Maria, eh? Guarda. Com'era felice l'anima mia, cara madre, allorché fortunata ti contemplavo. Quale gioia nel ricordare i dolci momenti trascorsi sotto il tuo sguardo. Tutto bontà e misericordia per noi. Oh sì, tenera madre, ti sei abbassata fino a terra per apparire ad una debole ragazza e comunicarle dei messaggi. Ciò malgrado la sua indegnità, che gesto d'umiltà è il tuo. Regina del cielo e della terra, ti sei servita di quanto più debole esisteva secondo il mondo. Infatti sei servita di una pastorella, una bambina. Oh Maria, dona la preziosa virtù dell'umiltà a chi osa definirsi tua figlia. Tenera madre, fa che io ti imiti in tutto e per tutto, che io sia una figlia secondo il tuo cuore, secondo il cuore del tuo figlio. Amen. Pensa un po' che preghiera bella Bernadette che diceva alla Madonnina. Guarda un po', una cartolina di Carla Zighetti. Guarda un po', che ci ha scritto Carla Zighetti, chi guarda. Vedi? Guarda un po', una foto che ha scattato Lia. Nel 2011, Are, mi hai preso, Signore, quante volte ti ho perduto, perché ti ho cercato dove non eri. Ti ho perduto quando contavo solo su di me, sulla mia intelligenza, le mie forze, la mia capacità, il mio lavoro. Ti ho perduto quando ho creduto di poter fare tutto da sola, senza te. Ma poi delusa o pianto disperata, allora tu, Signore, mi hai preso. Non nel mondo che speravo io, ma in quello che pensavi tu. Ti sei fatto trovare nella malattia, nel crollo di ogni sicurezza, perché Carla Zighetti era malata, molto nel corpo, nell'abbandono degli amici, nella rinuncia a quello che credevo indispensabile alla mia gioia, infine nello spezzare l'ideale di vita scelto e iniziato in una vita di consacrazione a te. Ti sei fatto trovare nel tuo mondo, quello dei piccoli, dei deboli, dei semplici, fra tanti amici che nel corpo e nello spirito condividono la tua croce e la tua gioia. In loro vedo te. Ti sei fatto trovare nel tempio di ogni anima che avvicino e che alla tua scuola ha imparato come si ama, cioè come si vive. Per questo siamo venuti e veniamo in questo santuario. Resta con noi, Signore, sempre. Torna nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e di degenza. Fa che tutti si accorgano e sentano che con noi ci sei tu. Questo ti chiediamo per mezzo di Maria tua e nostra madre. Guarda, Carla Zighetti, Genova. Guarda un po', se telefoni al numero di Carla Zighetti adesso risponde dal paradiso. Apposta, è un'altra preghiera qua. Oh no, non dell'acqua. Mannaggia, mi è andata dell'acqua, oh. Mi è andata dell'acqua questa. Adesso la devo far asciugante i termosifò. La rovino a mia madre. Guarda, si è staccato il francobollo. No. Guarda, guarda un po'. Carla Zighetti, guarda, vedi? Per mamma, l'ha inviata per mamma, questa è la santa, questa la faranno santa. Accogli, Signore, le gocce
Guarda, le gocce cocenti che colano dal cielo sono le mie lacrime, la mia paura, la mia stanchezza. Quelle gocce, quelle scottanti lacrime sono il pentimento dei miei peccati, tante volte ripetuti. Per le mani di Maria, raccoglile, Gesù, e ritornamele col tuo perdono, il tuo abbraccio, il tuo bacio. E così quella fiammella accesa mi farà sentire la tua presenza, esprimerà la mia speranza nel tuo amore infinito e misericordioso, e mi farà capire che quando verrà l'ora in cui chiuderò gli occhi per sempre, vorrà dire che tornerò a casa, la tua casa, e anche la mia con te. Pensa che bella preghiera, Carla Zichetti, Lourdes 2012, Carla Zichetti, Genova, guarda. Questa è una santa, eh? Io ho le cartoline, le preghiere della santa. E firmate proprio da lei, eh? Questa mi si sta a rovinare? Che bella la tua lettera, grazie, sei un tesoro di Dio. Senti, guarda, la risposta da Carla Zichetti a mamma. A mamma. Che bella la tua lettera, grazie, sei un tesoro di Dio. Circa le corone del Papa... Non ne so niente. Il CD, i CD li posso vedere sul computer. Mi mandi il nome e l'indirizzo della signora di Osimo e il video dell'incontro, lo vuoi? Ti abbraccio, sorridendoti, Carla Zichetti. Guarda. Pensa un po'. E questa è un'altra preghiera, oh. Un'altra preghiera. Guarda, la preghiera stampata ante la cartolina di Carla Zichetti, oh. Adesso la leggo. Tienimi nel tuo grembo, Maria. Quando sono affaticata e stanca, quando la solitudine e la tristezza mi opprimono, tienimi nel tuo grembo, Maria. Quando sono sola e al buio, quando ho voglia di pace, quando il mio cuore è inquieto e non so perdonare, tienimi nel tuo grembo, Maria. Quando non sono capita e mi sembra di non farcela più, quando desidero conforto, comprensione, tienimi nel tuo grembo, Maria. Quando desidero sentirti vicina, quando piango e nessuno mi sente e mi consola, tienimi nel tuo grembo, Maria. Quando ho voglia di silenzio, di gesti d'amore, di baci, di carezze e nessuno me li fa, fammeli tu, mamma Maria. Ti voglio bene, lo sai, perché tu sei vita e speranza mia. Pensa che bella preghiera Carla Zichetti che ha fatto. Questa è una santa, non c'è niente da fa, non c'è niente da fa. Gesù, confido in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. O Gesù, Padre nostro, ti chiedo la grazia di proteggere e liberare da ogni angustia e da ogni male, sia fisico che spirituale, i miei fratelli che mi hanno portato su qui. Grazie a loro io mi trovo qui in questo momento, che credevo da non venirci mai perché le possibilità non ce l'ho. Quindi, grazie a loro. Allora io ti chiedo la grazia di liberarli da ogni male, da risanarli da ogni infermità, sia fisica che spirituale. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Allora ricordiamoci una cosa che ci ha detto Gesù, che l'umanità non troverà né tranquillità né pace finché non si rivolgerà con piena fiducia alla sua misericordia. Quindi affidiamoci alla sua misericordia, così troviamo pace e tranquillità. Solo in Lui c'è salvezza. Solo in Lui. Aspetta, prendo un bagno schiuma. Prendo un bagno schiuma. Uno shampoo, cosa dirò? Uno shampoo. Mi lavo la testa, poi ho fatto. Ah, di quant'è sta testa che la devo lavare. Adè andà a dormire puliti. Se sciala. Se sciala. Anche se i vestiti puzza de stalla. De cammollo puzza. Dopo quando vado a casa mi devo lavare tutto un'altra volta. Ah, che bello qui.
Io quando ero piccolo, mio padre mi portava a Villa Quiete che faceva il portiere di notte. Prima l'ha fatto all'Hotel Parco, poi a Villa Quiete per tantissimi anni e poi l'ha fatto al Cristoforo Colombo, all'Uterroganti, poi a Nantro Hotel e poi al Cristoforo Colombo alla fine, 5 anni. Allora quando era a Villa Quiete, che io ero piccolino, mi ci portava perché lui tanto non veniva a casa quasi mai, sempre lassù, vitto, alloggio, tutto. E allora andavo su, c'era la vasca proprio della camera sua, la camera dei inservienti, di quelli che lavoravano lì. Mio padre faceva il portiere di notte, no? E 20 anni e passa. Allora mi faceva fare il bagno della vasca, io mi ci dormivo. Ah, guarda qui quanto scialo, quanto stupecco c'è. Ah. Apposta, te me lavo i capelli. Me lavo i capelli un attimo, regolo l'acqua. Qui c'è una pressione incredibile perché tanto l'acqua del fiume c'è, quindi la pressione ce n'è tanta. L'acquedotto è potente qua anche su paese. Bolle, oh. De quant'è che devo sgrasciare sta testa? C'avevo l'ansella ante i capelli. L'ansella. Sarebbe l'onto sbisonto, la puzza di cammollo. Un po' più piano, non si può qui. Cuscì. Oh. Ah, quanto scialo cuscì. Quanto me va bene. Oggi mi sono lavato. Ho mangiato per l'anima e per il corpo. Quindi meglio del cuscì non si può. Se adesso succede un cataclisma che l'albergo casca giù tutto, io vado nell'altra dimensione e sono a posto perché sono stato assolto nella confessione, l'anima è pulita, il corpo sta bene. Ah, anche se decedo stanotte, pazienza. Però io mi auguro da campà, specialmente per mio figlio, perché mio figlio c'ha bisogno di me. Basta, va. Basta, va. Una miseria, quanto scialato. De quant'è? Me la sognavo una vasca grossa così, come quando ero piccolo, anni 80. Negli anni 80 l'acqua non costava quasi niente. Era un bene prezioso, certo, però pioveva talmente tanto che l'acqua era abbondante giù da noi. Pioveva 3 giorni a settimana, sempre a raffica, i fiumi sempre pieni, adesso tutto secco, rincignito, tutte le chimiche del cielo, non fa permettere le perturbazioni, non fa piove più niente. Oh, 5 mesi che non piove più. È un peccato, eh. Adesso mi fa dolore il cuore andare giù a vedere quel fiume Musò secco quasi, quasi secco. E il fiume Potenza è proprio ormai è diventato uno stagno. Aggiornato ad oggi, eh? Il fiume Musone è ancora butta perché c'è il bacino idraulico a cingoli, c'è la diga e butta. E finché c'è l'acqua della diga, perché pure lì c'è un fine, c'è un fine, tutto c'è un fine. E invece il fiume Chienti ancora va giù perché c'è le piogge di anni e anni fa indietro che ancora sta a buttare la montagna. Gorgovivo. Le sorgenti di Gorgovivo hanno detto, quegli esperti, che ancora se succede proprio un disastro e che non piove per 3 anni, l'acqua ancora verrà su sempre per 3 anni. L'autonomia sarà di 3 anni se ci sarà una siccità terribile, no? Però dura 3 anni, dopo non c'è più, eh?
Dopo c'è i camion che portano l'acqua in Italia, i camion botti che lo va a piantare in altri paesi. Due che c'è. Però dopo se non c'è più l'acqua le fabbriche non vanno più, perché senza acqua non va più niente. Non c'è più niente senza acqua. Come fa le fabbriche sempre a essere alimentate dalle camion botti? Quindi quello è un incubo incredibile. Dobbiamo pregare al Signore Gesù affinché ci mandasse la grazia delle piogge, le precipitazioni, a giusto regime come erano negli anni 80. La neve, non fa più niente. Non è possibile, no? Stato Natale, tutto gennaio, non ha fatto niente. Tutto sole, caldo, 20 gradi a volte 24 gradi addirittura, non è possibile, no? C'è uno sconvolgimento di tutto. Allora, basta. Adesso io ti saluto e te ente, fine. Volemoci bene, ringraziamo il Creatore per tutto. Perché se stiamo in vita è per merito suo. Non è per merito di noi, è per lui che ci ha creato dal nulla. Siamo gli grati per averci donato tutto, l'acqua, luce, l'acqua, fuoco, vento e terra. Pensa che bello, i quattro elementi.